Allora, sarò molto molto breve, l'orario è quello che è, mi scuso per essere soltanto alla fine, però il fatto di essere qua già di per sé è un successo, è una giornata molto difficile. La presentazione riguarda, doveva essere fatta all'inizio evidentemente, riguarda appunto gli approcci comunitari, un lavoro parallelo a quello che oggi viene presentato nazionale, che si sta ancora svolgendo a livello comunitario. La presentazione è a tre firme, perché sono le tre persone, i tre istituti, le istituzioni che hanno lavorato insieme in rappresentanza dell'Italia. E questo, anche questo, diciamo, è un valore aggiunto di questo lavoro, perché sarebbe bello riuscire sempre a far sì che il Ministero, insieme all'Istituto e insieme a un soggetto tecnico specializzato come Sogicid, possano lavorare insieme in maniera coerente, in maniera cooperare per lo stesso obiettivo. So che succede spesso, ma anche spesso non succede, quindi insomma questa è una considerazione che andava fatta. Allora, molte cose le dirò velocemente. Comunque abbiamo scelto di fare questa presentazione seguendo appunto lo svolgimento temporale del rapporto tra acqua e aspetti economici e quindi gli elementi che hanno un po' in questa vicenda scandito questa storia, e li presenterò uno alla volta. Questo è come, vale come outline di questa presentazione. Prima ancora della direttiva, pochi mesi prima della direttiva, una comunicazione della Commissione del Parlamento poneva l'accento sull'importanza di sviluppare queste politiche di tariffazione come uno strumento importante per raggiungere gli obiettivi ambientali. E questa comunicazione quindi, diciamo, andava ad anticipare tutti quei concetti che poi andranno a far parte dell'articolo 9 della direttiva quadro, di cui sicuramente si è parlato in mattinata. Io non ripercorro questo step che è stato già illustrato, giusto per dire che gli aspetti economici sono uno dei pilastri della direttiva quadro, ormai è stato già ampiamente discusso. Così come l'approccio che io, insomma, stamattina avrei voluto dare appunto come inquadramento, ovvero la direttiva che prevedeva come primo step il distretto grafico della sua individuazione, ma nel 2004 come primo approccio tecnico avevo quello di fare tre analisi, e tra queste l'analisi economica, quindi non è un orpello, non è qualcosa di collaterale, è un elemento fondante di quello che poi sarà appunto il piano di gestione che nel primo ciclo appunto è passato, e adesso ci stiamo prestando appunto al secondo ciclo. Ma sono cose che sono già detto con questa sessione pomeridiana, con gli interventi che purtroppo ho perso, ma che sicuramente hanno illustrato due importanti casi di studio nazionali. L'articolo 9. L'articolo 9, in estrema sintesi, se ne sarà già parlato, pone l'accento su due principi fondamentali, il cost recovery e chi inquina paga, e li snocciola in maniera molto molto chiara, molto molto puntuale, senza però che ci siano appunto delle controversie, come probabilmente se ne è parlato, la famosa appunto giudizio della Corte di Giustizia Europea su un ricorso della Germania contro la Commissione Europea, ha vinto la Germania, come spesso le capita di fare, comunque tranne che a calcio, sulla nozione proprio di servizio idrico. Quindi ci sono degli aspetti come controversi, però questi principi sono il cuore, no, di questo elemento di cui viene a parlare. E nel andare a identificare il principio del recupero dei costi si può fare riferimento all'inclusione dei costi ambientali della risorsa come elemento appunto che viene specificato e deve essere preso in considerazione. Come sapete, la direttiva quadro si compone di una amplissima libreria di documenti guida che affrontano argomenti specifici, la famosa Common Implementation Strategy, la linea guida numero 1, quindi il primo elemento tecnico che viene affrontato sulla Common Implementation Strategy è Water and Economics, quindi la linea guida WOTECO, che sarà il primo lavoro in questo senso, che aveva lo scopo, nel senso più vasto, di vedere il ruolo dell'economia appunto nella direttiva quadro e di sviluppare quello che è l'analisi economica richiesta appunto all'articolo 9. E là dentro c'è un primo approccio ai costi ambientali di risorsa e un primo approccio alle metodologie di calcolo che però vengono quasi totalmente rimandate a una seconda fase. Ecco che già questo argomento, environmental e resource cost, viene enunciato ma non viene affrontato. Quindi ci sta un riconoscimento che è qualcosa, e questo era lo specchio che i seri membri un po'
ero restino a parlare di questo argomento, perché è un argomento difficile, evidentemente difficile. E quindi diciamo che nell'enneagrammoteco individua quali sono gli step fondamentali di un'analisi economica, e tra questi alcuni elementi che sono, e come è stato già illustrato ulteriormente nella mattinata, stati ripresi nelle nostre linee guida. Quindi le linee guida nazionali vanno a riprendere degli elementi che effettivamente l'economia in Italia non aveva contemplato in maniera esaustiva, coordinata a livello nazionale, e quindi non è soltanto i costi ambientali. Ad esempio, c'è una parte importante su cosa sono gli usi, cosa sono i servizi, che mancava nel nostro, diciamo, ordinamento tecnico, insomma. Quattro anni dopo è un documento cosiddetto Information Sheet del ECO2 che affronta il tema delle cose ambientali e risorsa. Ecco, questo documento, diciamo, è rimasto fino ad oggi il riferimento più tecnico, più calzato sulla definizione di cose ambientali e risorsa, andando anche ad individuare delle definizioni operative fino a un certo punto, che poi sono sempre discorsive, e andando a proporre in sintesi e in maniera, diciamo, abbastanza sintetica, appunto, due approcci per il calcolo delle cose ambientali e risorsa. L'approccio cost-based e l'approccio benefit-based. Essenzialmente dice, puoi giocartela, ma questi sono i due approcci disponibili a oggi, per almeno riguardo alla direttiva 2060. Bisogna aspettare molti anni dopo, il 2012, per avere un nuovo ragionamento su questi elementi. Ed è un ragionamento che ribalta un punto di vista. Il punto di vista adesso torna dal punto di vista dell'ambiente. Ma che succede? Come l'ambiente viene alterato dall'uso delle acque, dal loro emungimento, dalla loro trasformazione qualitativa? E lo fa attraverso una procedura cosiddetta il fitness check, cioè gli Stati membri, la Commissione, si sono fermati e hanno detto: ma dove stiamo andando? Cioè, quanti siamo? Cioè, ha fatto l'oggetto, ma vediamo com'è questa politica comunitaria. Ha fatto proprio un controllo di qualità e di salute della politica comunitaria, e si è accorto che ci sono tre campi tra loro interrelati che avevano delle lacune, ovvero la parte economics, la parte data information, cioè senza dati non si fa veramente poco o niente, e la parte, appunto, water accounts. Questi sono tre pilastri senza i quali non c'è politica ambientale e non c'è politica economica dell'ambiente. Quindi questo è il grande input della comunicazione che prende il nome blueprint. Si cambia il punto di vista. Se non ci sono questi pilastri, è inutile che si fanno i piani, non si piani. Bisogna andare a mettere ordine da questo punto di vista. E su questa scia, sull'input del blueprint, l'argomento water economics e environmental resource cost riprende vita da questo altro punto di vista. Questo documento qui quindi si propone di essere, e qui arriva il contributo della dottoressa Cianflone, che non so se io proseguo io per, visto che il tempo è tardi, ma sono le slide preparate appunto insieme alla dottoressa Cianflone. E questa parte, questa guida in preparazione è complementare e non sostitutiva dei precedenti documenti, Voteco, EPO2, eccetera. E propone un approccio operativo, cioè, ma in concreto quali dati mi servono, come devo considerare le analisi, come mi devo muovere, quali settori devo andare a indagare, e strettamente ai sensi dell'articolo 9. E questo forse è la parte debole di questo lavoro, perché queste linee guida non riguardano l'uso dell'analisi economica e dei costi ambientali per propositi differenti, come possono essere, ad esempio, quello di andare a valutare i costi sproporzionati, andare a valutare l'exchanging. È sfruttato all'applicazione del costo recovery, tenendo conto degli environmental needs, i bisogni dell'ambiente. E qui invece i livelli nazionali vanno un po' oltre, e riconoscono che c'è una necessità di andare a contemplare anche le deroghe, perché se no le autorità competenti non hanno uno strumento che è fondamentale in questa fase, e si è deciso di accelerare questa parte, anticiparla rispetto in certo senso rispetto ai colleghi comunitari, ma per noi era vitale, perché se non si andavano a scrivere le cose, probabilmente quei ragionamenti venivano fatti in maniera in maniera peci, cioè diversamente in diversi posti di esame. Vado a concludere rapidamente. L'approccio tecnico delle Unioni Europee in corso di elaborazione si basano su quattro passi.
elaborati in forma di domanda. Il primo passo della domanda è: io ho dei costi ambientali? Esistono le cose ambientali? Se la risposta è sì, e mi devo chiedere quanto sono importanti, cioè fare una valutazione di questi costi, un assessment, una valutazione. Poi mi devo domandare a valle: ma chi è che causa questi costi ambientali? La quarta domanda è: chi contribuisce, perché non è detto tutti quanti, chi contribuisce al recupero di questi costi ambientali? E alla fine di questo percorso posso prendere la risposta a queste domande e utilizzarla nella valutazione dell'analisi economica. Quindi questo è l'impianto delle linee guida comunitarie che si stanno elaborando. E essenzialmente lo step 1 è meglio di cose, cioè costi ambientali, cos'è? È la misura del gap. Probabilmente la dottoressa Ricucci l'ha spiegato molto bene, che è un caso di studio molto calzante, che conosco perché l'ha presentato a Bruxelles alla presenza appunto della Commissione Europea. Quindi andare a essere in grado di misurare lo scostamento dello stato attuale rispetto al stato obiettivo, che guarda caso l'obiettivo in sintesi è il good status, e quindi è proprio quello scostamento lieve delle condizioni disturbate, e quindi è il punto di vista ambientale che dicevo prima del blueprint, quindi è l'ambiente che dice qual è lo squilibrio. Il secondo passo è quello di applicare uno dei due metodi, cost-based o benefit-based, per valutare, passare da un gap, diciamo, di obiettivo a un gap in termini monetari, che forse è la cosa più difficile, e su cui ancora c'è la sfida aperta. Lo step 3 è quello di analizzare i settori responsabili degli impatti, andando a attribuire il peso relativo della pressione del singolo settore. E il quarto passo è quello di descrivere il grado di contribuzione di ciascuno di questi settori appunto all'impatto, e vedere come questi sono riflessi negli strumenti di recupero, tasse, tariffe, cambio, quello che sia. Questo approccio non è antitetico al classico flusso di azioni del DPSIR, del Driver State Pressure Impact Response. Soltanto, non so se si vede, si colloca in punti differenti di questo flusso, che rimane assolutamente valido. Cioè, prima c'è l'analisi del driver, poi quello di pressione, quello di stato, quello di impatto e poi la risposta. È chiaro, la prima domanda è sullo status, e quindi si colloca qui la mia domanda. La seconda domanda, appunto, invece è quella lì, appunto, della valutazione economica delle RLC. La terza domanda è sui driver, chi contribuisce. La quarta domanda è, appunto, chi contribuisce. Quindi si innesca questo approccio che è stato definito nella guida su quello classico del DPSIR, senza andare a sconvolgere quello che è un approccio su cui sono fondati cosa? I piani di gestione dei distretti, che sono approcci DPSIR, assolutamente. Tanti messaggi chiave, uno su tutti, scelto per brevità e sintesi, anche questo con il contributo dell'ISPRA. Gli strumenti finanziari non sono gli unici meccanismi per un recupero dei costi. La fissazione di un sistema di concessioni coerente con la disponibilità effettiva delle acque, la fissazione dei limiti allo scarico, i meccanismi incentivanti al risparmio, la riduzione delle perdite in rete, cioè tutte queste azioni sono in realtà costi ambientali e danno, questo aggiungo, non c'è scritto nella parte comunitaria, a nostro parere vanno prediletti rispetto a un mero applicazione di una tassa o di un elemento economico, e vanno prima incentivati questi perché sono costi ambientali e si possono fare appunto prima e più facilmente di altri, anzi sono già nelle nostre normative. Esatto, basterebbe applicare fino in fondo questi strumenti per avere risultati. Ultima considerazione nella guida è quella che questo approccio si sposa con altre politiche importanti, la strategia marina o la strategia sulla valutazione, la mappatura e la valutazione dei ecosistemi e dei servizi, che stamattina è stato un elemento che è stato ovviamente discusso e presentato, e quindi c'è un sincronismo molto importante. Concludo dicendo che questo lavoro comunitario è iniziato di fatto nel 2013 a valle del blueprint. Ci sono state soltanto 3 riunioni di working group e 2 riunioni del drafting group, del gruppo ristretto di redazione. Il drafting group c'è la parte d'Italia, nella figura di ISPRA, del dottor Cianflone e di me stesso, e col supporto di Marina Colaizzi che da Roma, il gruppo è queste 3 persone che vedete, e quindi diciamo che
il prossimo maggio queste linee guida, se tutto va bene, dovrebbero essere, anche loro dovrebbero essere pubblicate sul sito della Commissione Europea, sul CIRCA, a valle della loro approvazione appunto a maggio dei quota di Reuters, e saranno disponibili quindi sul sito della CIRCA della Commissione Europea. E chiudo e poi lascio la parola alle conclusioni appunto a Cianfrone e a Itti. Questo è un esempio in cui si è lavorato parallelamente a livello nazionale e comunitario, e con addirittura la possibilità da parte del gruppo nazionale di anticipare e di pilotare il lavoro comunitario. Alcune parti delle linee guida comunitarie sono la traduzione in inglese delle nostre linee guida. Credo che sia un risultato molto importante di cui possiamo essere orgogliosi.